Bene, ciao Angeli, ciao Unicorni, ciao Arcobaleni e bentornati in un altro video. Innanzitutto, tanti auguri di buona Pasqua. Sto girando questo video la vigilia di Pasqua, non so quando lo vedrete voi, se prima, dopo, sia Pasqua stessa, quindi tanti auguri. Dunque, su richiesta della mia iscritta Bella, torniamo a parlare delle attivazioni energetiche. Ce l'avevo già in programma, questa qui sarebbe stata comunque la prossima. Però Bella, ieri sotto l'ultimo video mi ha chiesto di parlare di Black Magic, che era appunto sulla scaletta, la prossima nella scaletta. E vi ricordo che se avete perso le attivazioni precedenti, ve le lascio tutte linkate giù qua nel commento in evidenza, insieme alla playlist che ho creato, che si chiama Attivazioni Energetiche, appunto, dove le ho raggruppate tutte, quindi le trovate tutte lì. Per chi avesse perso quelle precedenti, ce ne sono per attirare soldi abbondanza, per attirare la fiamma gemella, per proteggersi, per rilasciare il karma e così via. Ce ne sono un sacco, quindi andate a recuperarle. Oggi appunto parliamo di Black Magic. Prendo il tablet perché non mi sono stampata nulla, mi sono scordata. Quindi leggerò da qua. Dunque, questa che si chiama, il nome completo è Black Magic Breaking. È stato preso dal sito reikitigerbuddha.com, ma la traduzione è di Barbara White Fang, con la quale, come sempre, come per tutte le attivazioni precedenti, collaboro. Il video è in collaborazione con lei. Lei, lo ripeto brevemente perché la presento in ogni video, è mia amica e maestra Reiki, poiché tutte le attivazioni, lo ripeto brevemente in ogni video, vengono attivate, vengono date tramite energia Reiki. Se non sapete cos'è il Reiki, ho fatto un video a riguardo, lo trovate linkato sempre qui. Lei è appunto una maestra Reiki, quindi se siete interessati, è lei che dovete contattare per ricevere questa attivazione è una delle altre che trovate nella playlist che ho citato poco fa. Vi lascio il contatto di Barbara, cioè la sua email, qui sempre nel commento in evidenza. La contattate solo se appunto siete già interessati, se sapete che volete una o più attivazioni. Vi metterete d'accordo con lei per fare l'attivazione a un determinato giorno, una determinata ora, come se doveste ricevere appunto l'iniziazione Reiki. In cosa consiste? Dura circa 30 minuti l'attivazione, dove voi non dovete fare assolutamente niente, che voi siate operatori Reiki o meno è indifferente, perché fa tutto Barbara, ovvero voi in quei 30 minuti starete rilassati, sdraiati o seduti, potete fare quello che volete, ascoltare musica, meditare, quello che vi pare, e sarà lei ad aprirvi il canale energetico tramite appunto l'energia Reiki, dandovi appunto questa attivazione, finita la quale vi manderà un messaggio, un audio, in cui vi spiega che cosa ha visto e che cosa è successo durante l'attivazione, e basta. Una volta che ce l'avete, l'attivazione vi rimane per sempre. Quindi trovate il suo contatto nel commento qui giù in evidenza. Allora, torniamo noi e parliamo di Black Magic Breaking. La chiamerò solo Black Magic per fare prima. Come dice il nome stesso, si capisce già dal nome che forse dovrò scrivere con altri caratteri perché ho paura, se no, di prendere la censura. Questa attivazione è fatta apposta per difendervi dalla magia nera in generale, a prescindere da quale magia nera sia, da quale tradizione proviene, da quale nazione nel mondo proviene, quindi magia nera di qualunque tipo, che sia il voodoo, che sia quello asiatico, che sia quello, il malocchio italiano, eccetera, eccetera, da qualunque cosa negativa. Andiamo a vedere nello specifico, leggo dal tablet. Queste energie sono potenti per respingere le forze demoniache e altri esseri di energia negativa. L'energia dell'attivazione può essere usata per respingere incantesimi, maledizioni e altre forme di influenza negativa. Questa attivazione è stata studiata appositamente per fare pulizia a tutto il corpo energetico ed è fondamentale anche per ripulire le vite passate e togliere presenze sia magiche che demoniache. Vi ho già fatto un'attivazione che è quella del rilascio del karma, che prevede anche il rilascio del karma passato, delle vite passate. E ve lo lascio qui giù, è stata la penultima attivazione che vi ho presentato, ve la linko qui, vi lascio qui il video linkato se l'avete persa, e l'ultimo che ho fatto è quella dell'Arcangelo Jeremiel. Anche lì si parla di togliere le impronte energetiche nel DNA degli antenati e delle vite passate. Andate a recuperarle se non avete visto. Il Black Magic è stato ideato per poter dare spazio alla luce, e per coloro che hanno avuto problemi nella loro vita, il Black Magic aiuta a ritrovare la pace interiore e tutto quello che occorre
alla propria vita. Questa attivazione è l'unica tra quelle che vi ho presentato che si può rifare a distanza di qualche mese. Questo perché ovviamente spesso abbiamo a che fare con tessuti così densi di negatività che con una sola attivazione non riusciamo a togliere del tutto. Ovviamente sarete voi a decidere se volete farla una volta o più volte. Dipende anche dal grado, dalla quantità e dal livello di magia, di maledizione e roba che avete addosso, ovviamente. Se è una sciocchezzina messa lì da qualche mese, viene via con attivazione. Se avete subito magia nera per anni e anni, magari che arrivava da, diciamo, punti differenti, da magie differenti e persone diverse, c'è molta più roba da, diciamo, è come se avesse fatto la crosta. Bisogna usare uno sgrassatore un po' più forte, quindi ripetere l'attivazione. Però sarete voi a decidere se farlo una volta sola o di più. Questa attivazione si sposa bene con, e mi fate sapere se volete che ve la presenti perché qua sul canale non ne ho mai parlato di questa qui, con la Black White Magic che invece importa energia oro e stellare sul corpo energetico e apre i canali a nuove evoluzioni e porta inoltre molta energia e desiderio di fare cose nuove. Quindi le due insieme sarebbero Black Magic e Black White Magic sarebbero gli ideali. Però non è necessario, ce ne basta, non è obbligatorio, ne basta una soltanto. Quindi video molto breve, la Black Magic è tutto qui, anche perché penso che il nome dell'attivazione comunque dica tutto, serve appunto per togliere magia nera, maledizioni, incantesimi, anche delle vite passate. Quindi spero di esservi stata utile, spero di averti risposto, bella. I contatti di Barbara sono appunto giù, nel commento in evidenza, come tutta la playlist delle altre attivazioni. Se avete richieste, fatemi sapere cosa vorreste vedere sul canale. Lasciate un mi piace e lasciatemi per favore un feedback, un commento perché aiuta il canale e l'algoritmo del canale. Iscrivetevi, attivate la campanella se ancora non lo avete fatto. Io vi auguro una magica Pasqua. Vi mando un bacione e ci vediamo in un prossimo video. A presto, unicorni.